Eccoci di nuovo. Allora, dopo aver installato tutte le viti nella scheda madre, quindi aver, tra virgolette, saldato la scheda madre al case, come vedete non si muoverà più, possiamo cominciare a collegare i cavi appunto del case. Allora, prendiamo innanzitutto il cavo principale che andrà collegato in questa scheda madre sul pin panel 1, no? Allora, e ritorniamo al discorso di prima, cioè che questo cavo qui, questo è un computer preassemblato, quindi avremo, non so se tu, su tutti i computer, presumo di no, però sulla maggior parte, secondo me, li avremo tutti uniti. Vedete che ci sono tanti cavi, no? Tutti questi cavi appunto sono, come dire, riassunti insieme in un unico solo, no? Questi cavi prevedono i LED, il tasto di spegnimento, di accensione, eccetera, no? Nei computer invece da assemblare tutti questi cavi sono sciolti, dovremo andare a collegarli manualmente l'un l'altro. Qui invece sarà sufficiente far combaciare i pin, che come vedete sono 5 nella parte alta, che in realtà sarebbe quella bassa, e 4 dall'altra parte, né appunto farla combaciare nei pin in questione. Comunque, diciamo, per appunto invece i pin separati, vi lascerò, come ho già detto prima, probabilmente un video in descrizione che ho trovato su YouTube di un utente italiano che spiega in maniera molto breve, molto semplice e molto precisa come appunto installare correttamente quei cavi. Allora, riprendiamo, come abbiamo detto, e li facciamo combaciare. Eccoci qua. Ora andiamo avanti con i cavi delle USB. Sono facili da riconoscere, non so se in tutte le schede madri sono bianche, comunque insomma per scrupolo basta che andate appunto a verificare dove arrivano. Solitamente provengono da queste periferiche qui, no? Tutte le periferiche appunto in cui, come dice la parola, diciamo in teoria dovremmo avere delle USB, no? Quindi questo e questo, poi ovviamente comprendono anche tutto il resto. Colleghiamo prima questo, stesso discorso, come vediamo c'è anche la dicitura sotto che ci aiuta, quindi in caso non abbiamo il manuale, ma comunque dobbiamo trovare tutto sul manuale, dovremmo in teoria trovare tutto sul manuale. Qui invece insomma ci aiutiamo con le diciture USB 4 eccetera, no? E colleghiamola innanzitutto prima questa qui. Verifichiamo se corrisponde. Diciamo in questa scheda madre qui basta seguire appunto i colori, no? Nelle altre schede madre appunto seguiamo il manuale che ci dice, ci dovrebbe dire tutto lui. Questo è verde dell'audio, ma c'è scritto anche sotto audio e quindi lo colleghiamo appunto facendo attenzione appunto come vediamo a far combaciare il tutto. Audio. E appunto quello rosso, che in teoria dovrebbe essere della porta FireWire 1394, se non sbaglio. Questo qua, lo facciamo combaciare qua. Ecco, io comunque vi do un consiglio adesso, cioè quando togliete via la scheda madre, ricordatevi in che posizione appunto erano prima installati i cavi, così siete sicuri, se appunto fate una sostituzione solamente, di inserire i cavi in maniera uguale appunto a come erano già inseriti. Ora installiamo i cavi SATA ed eventuali IDE. Allora, i cavi SATA sono questi, abbiamo detto, e vanno installati in questo modo. Come vedete, le porte SATA sono queste. Il colore non c'entra, però vi do un consiglio: ricordatevi, installateli in modo intelligente, cioè come vedete c'è un ordine, no? Questo in realtà dovrebbe, ma non c'è, dovrebbe essere USB 1 e SATA 1, questo SATA 2, SATA 3, SATA 4. Ecco, prepariamoci già un ordine, cioè che ne so, questo SATA 2, che in realtà dovrebbe essere l'1, lo prepariamo per il disco rigido principale, no? E quindi quello appunto con cui
noi lo conosceremo come SATA 1. Lo facciamo combaciare, poi magari al SATA 2, che ne so, se abbiamo un altro disco rigido, mettiamo l'altro disco rigido, SATA 3, magari un masterizzatore, eccetera. In modo da avere già un ordine prima ancora di installare i componenti. Questo qui, io ho anche i cavi IDE, che ormai sono cosa preistorica praticamente, ma ce li ho qua. E quindi installerò anche i cavi IDE. Faremo combaciare anche in questo caso. Installiamo anche chiaramente questo, ma in realtà non ci serve. No, forse anche sì, ci serve anche questo. Una volta installati anche questi cavi, il mio consiglio è di andare subito ad installare i cavi appunto dell'alimentatore, che sono principalmente questo qui grosso che alimenta la scheda madre e quello invece più piccolo da 4 pin che alimenta la CPU. Allora, installiamo innanzitutto quello della scheda madre. Installato, pressione, e adesso installiamo quello relativo alla CPU, quindi questo qua. Una volta installati questi, in teoria il computer potrebbe già partire, però noi adesso andiamo ad inserire appunto anche gli altri componenti. Cominciamo a prendere. Allora, innanzitutto iniziamo dal disco rigido, così per farci appunto un ordine. In questo caso dovremo metterlo da qui, ma comunque da ogni case cambia il modo in cui far entrare appunto il disco rigido. Qui lo dobbiamo smontare tutto il pannello per metterlo. Abbiamo già visto che questo in teoria dovrebbe essere il SATA 1, quindi lo configureremo sul primo, e quindi il primo, magari il primo dispositivo, noi lo conosceremo appunto come questo disco rigido qui. Installiamo prima questo cavo qui, che va ad alimentare il disco rigido. E poi il nostro cavo SATA. Ora installiamo i nostri due masterizzatori. Masterizzatore 1 e questo che ne so, in questo caso se abbiamo il SATA me lo mettiamo su SATA 2 per dire, no? Se non abbiamo altri dischi rigidi. Io qui ho IDE e quindi farò così. Innanzitutto collego solo uno per ora, poi magari metterò anche quell'altro, oppure li collego tutti e due insieme. Quindi questo non ci serve. Collegherò anche quindi la corrente, l'alimentazione.
E a questo punto non ci resta altro che cominciare a mettere tutte le altre periferiche PC che abbiamo tolto in precedenza. Questa magari la mettiamo qui sotto. Colleghiamo anche il relativo cavo, che chissà dove è finito. Eccolo qua. Adesso colleghiamo questa, che sarebbe in teoria la schedina Wi-Fi. Ah, ho dimenticato, come vedete, una piccola cosa, cioè ho dimenticato questo cavo che serve per far funzionare la ventola, diciamo, secondaria del case. E quindi va collegata qua, no? Tra l'altro c'è la dicitura anche qui. SYS fan, no? I fan sarebbero appunto le ventole. E quindi la colleghiamo qui. Poi quando si prende la mano ci si accorge che sulla scheda madre c'è scritto tutto, basta saper interpretare. E per ultima, ma non meno importante, la scheda video. A questo punto non ci resterà altro che bloccare il tutto o con le viti oppure con questa pratica scocca. Qui io dovrò andare anche a chiudere questa porta qui, installando la periferica. Ma diciamo che adesso posso anche evitare, visto che ho solo una mano libera. Installeremo successivamente la mascherina, il pannello anteriore. E prima di chiudere lo sportello, io consiglio, allora, diciamo, la procedura è stata ultimata, chiaramente. Voi adesso non vi resta altro che aprire il computer e verificare il funzionamento. Infatti, prima di chiudere lo sportellone, io vi consiglio di aprire il computer e di verificare che tutto funzioni, cioè che la ventola della scheda video funzioni, che questa funzioni, che ne so, anche proprio l'alimentatore, magari se vogliamo, che questa giri e tutto, no? Di modo che appunto ci assicuriamo che sia tutto in regola. Spero appunto che questo video vi sia stato utile. E vi auguro una buona avventura col vostro PC. Grazie a tutti per aver guardato questo video.